Nel recupero della quarta giornata del campionato di terza categoria, il Fratte United supera lo stadio Mazzola di Sant'Arcangelo il Riviera United 2-1. Buona la prova dei ragazzi di mister Andruccioli, a cui però non basta un'ottima ripresa. Partono bene i padroni di casa, all'11° ottimo il lancio per Scattolari, che manca il controllo in corsa, salva il portiere. Al 28° Farinella si libera al limite dell'area, il suo tiro viene bloccato da Santini. Al 32° si vedono gli ospiti con Baldacci che viene pescato in area, ma la difesa salva. Nel miglior momento dei padroni di casa il Fratte United passa in vantaggio, corner di Borreca e stacco vincente di Capitan Rossi, è 1-0. Al 44° pericolosa punizione di Petrucci, il pallone rimane nei pressi della linea di porta, ma la difesa si salva. Si va negli spogliatoi con il parziale di 1-0 per il Fratte United. La ripresa riparte con gli ospiti pericolosi al 3° minuto. Baldacci prova a sorprendere Piscaglia sul suo palo, che respinge in angolo. All'11° arriva il raddoppio, punizione di Barreca, che passa vicino alla barriera ingannando Piscaglia, e il 2-0 per il Fratte United. Passano 2 minuti e arriva la reazione del Riviera United, il tiro di Farinella non trova la porta. Al 15° Polverini prova il tocco al volo sul filo del fuorigioco senza impensierire Santini. Al 17° ancora il numero 9 va vicino al bersaglio con un colpo di testa da corner. Alla mezz'ora si riapre l'incontro, fuga sulla sinistra di Cipelletti e tocco vincente di Petrucci e il gol dell'1-2. Al 37° Riviera United vicina al pari con Polverini, il suo tiro cross non trova la deviazione vincente. Forcing finale dei padroni di casa, ma il Fratte United ad andare vicino al 3° gol con Bernardini, ma è bravo Piscaglia a deviare in angolo e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine.